Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi è domenica e abbiamo deciso di farci un piatto di pasta, per precisione i paccheri, che non facciamo già da due anni che non facciamo questi paccheri. Li facciamo semplici, come penso li facciano tutti, con pomodorini, capperi, olive, però stavolta ci aggiungiamo un pochettino di cipolla e un pochettino di melanzana a cubetti soffritta, bene, che viene bella fritta. Era un mix tra la puttanesca e la pasta alla norma. Esatto. Anzi, fateci sapere quali vi piace più tra puttanesca e pasta alla norma. Io preferisco la puttanesca. Tu? Io preferisco la norma. Ecco, vedi. Io preferisco la norma anche. Vabbè, bando alle ciance, adesso andiamo ai fornelli e facciamo vedere come la facciamo noi i capperi. Andiamo ai fornelli e facciamo... I capperi si invertono solo due cose, i capperi, i paccheri. Vabbè, andiamo a fare i paccheri, dai. Andiamo a cucinare. Andiamo a cucinare, cookie. Bacino. Oh, che tenero. Per prima cosa accendiamo il fuoco e mettiamo un generoso filo d'olio, perché ci va a mettere le melanzane e devono ben soffriggere, un po' come si fa con la pasta alla norma. Quando l'olio è caldo ci mettiamo le melanzane, sperando che sia caldo, sì, comincia a scaldarsi bene. Ci metto subito un po' di sale, così vi lasciano anche un po' la loro acqua e ci diamo una bella mescolata. E ora lasciamo cuocere. Dopo una decina di minuti che le melanzane stanno cuocendo, mettiamo la cipolla. Chi vuole ci può aggiungere anche l'aglio, noi non lo mettiamo perché ultimamente non lo digeriamo bene. E facciamo friggere bene sia la cipolla che la melanzana insieme. Dopo circa 10-15 minuti la cipolla sarà un po' appassita, aggiungiamo i nostri pomodorini piccadilli, noi li usiamo tagliati in quattro, e facciamo cuocere assieme, fare una sorta di piccolo sughetto. Adesso saranno passati più o meno altri 10 minuti, aggiungiamo tutti i nostri capperi. Noi abbiamo usato i capperi sotto aceto, ma li abbiamo lavati. Li mescoliamo insieme e ci aggiungiamo anche le olive, che noi usiamo olive tagiasche. Abbondanti olive. E anche qua mescoliamo e adesso facciamo cuocere fino a che l'acqua della pasta non bolle. Ci buttiamo la pasta e quando sarà cotta uniamo al sughetto. Il sughetto si sta cuocendo e ora è arrivato il momento di buttare la pasta, che non sono i paccheri ma è la calamarata. Abbiamo sbagliato. Ora mettiamo tutto il nostro pacchetto. Vediamo. 5 minuti e sono cotti. Nel frattempo che la pasta si cuoce, possiamo mettere insieme al sughetto o il prezzemolo o, come faccio io, un trito di rucola, che secondo me ci sta molto molto bene. Guardate qua che bei colori, non ho sentito l'odore. Poi appena bolle l'acqua della calamarata aggiungiamo un goccettino di acqua di cottura della pasta, che va a fare ancora un po' più di cremina. Allora, la pasta è cotta, la aggiungiamo al sugo, poco alla volta. Mescoliamo assieme, poi senza farla cadere di fuori. Ok,
Ora noi finiamo di mescolarla e dopo impiattiamo assieme. Ora impiattiamo. Poi io mi faccio un giro di olio di quello piccante fatto da noi, che c'è la ricetta sul canale. Sì, è praticamente una crema col freddo. E poi ancora un goccettino di trito di rucola, bello abbondante perché a me piace. E questo qua è il piatto. Adesso ve lo facciamo vedere da vicino poi. Eccolo qua, impiattato. Pronto ad essere mangiato. Ora assaggiamolo così. Assaggiamo? Assaggiamo. Io l'ho già assaggiato. Io no. Io voglio prendere tutto, un pomodorino, un po' di rucola. Come cosa ne pensi poi della rucola sopra? Secondo me ci sta bene, se manca il pomodoro, le olive. Giusto? Volete assaggiare i cookie? Guardate qua che spettacolo. Buonissima. Assaggia. Noi ci finiamo la pasta, che ce l'abbiamo con un goccettino, ce la finiamo tutta. Fateci sapere se questa pasta voi la fate già così oppure come la fate. Se questa vi può interessare e la provate, fateci sapere cosa ne pensate, se è buona o meno. E basta. Basta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao. E nel caso buon Natale. È vero, nel caso buon Natale.